You ass, come here, ass, fuck. Scendo in campo per portare quello che considero il mio manifesto politico, ovviamente femminista. Mi chiedo un po' di solennità e di attenzione. Lo dirò forte e chiaro perché lo dirò una volta soltanto. Io sono estremamente favorevole alle dick pic. Le dick pic. Quelle che voi popolino chiamate volgarmente, con un certo pressappochismo, le foto del cazzo. Perché ci danno un preavviso. E se scattate in HD possono arrivare a salvarci la vita. Perché ci forniscono immediatamente una carta d'identità del soggetto in esame. Banalmente, dimensioni, peso, struttura idraulica. Se siamo fortunate anche hobby e passatempi. Perché vedete, non ce lo dicono mai, ma la prima volta che ti ritrovi faccia a faccia con il pene di uno sconosciuto è tardi. Non ci sono più molti margini di manovra a disposizione. Certo, è bene ribadirlo, soprattutto in televisione. Si può sempre dire di no. Anzi, vi invito a farlo tutte e tutti insieme. Diciamolo, si può sempre dire di no. Ma allora com'è che io non lo dico mai? E mi sono scavata a fondo alla ricerca di queste risposte. Mi sono chiesta, ma sarà una questione di carità cristiana? Perché comunque siamo tutti vittime del retaggio cattolico, no? Del date e vi sarà dato. E invece poi non ti danno niente, amica. No, allora forse è una questione di tenerezza. Per tutte queste foto di cazzettini che mi ritrovo nel telefono, piene di filtri, a volte anche di stickers sopra, che assomigliano tantissimo alle foto che pubblicate voi sui social dei vostri figli, dei vostri nipoti. E poi ci sono arrivata. È una questione di buona educazione. Perché io mi ricordo che pure quando ero piccola mia mamma me lo diceva sempre: Valentina, non lo puoi dire che è schifo se prima non hai assaggiato. E così ho scoperto un altro problema, o forse una caratteristica. Dentro di me scorre una linea TAV. Una linea TAV che viaggia spedita, diretta, senza cambi, dalla figa al cuore. Questa l'ho presa da Alda Merini. Per cui nella vita, in passato, mi è successo quasi sempre che quando andavo a letto con qualcuno, così stupidamente, mi innamoravo. Ho detto quasi sempre, e lo ripeto, quasi sempre, perché in questa lunga carriera di fondo, e quando dico fondo intendo quello che ho toccato più e più volte, di certo non mi sono fatta mancare svariati esseri spregevoli. Pensate, persino un foggiano una volta. Però tutte queste esperienze, chiamiamole pure autodegradanti, sono state didattiche, perché hanno fatto sì che io diventassi la donna che sono oggi. Una che può orgogliosamente dire da questo glorioso palco che finalmente ha smesso di scopare a caso. Perché vedete, noi della stand-up comedy giochiamo a fare i trasgressivi, a chi la spara più grossa, a chi è più irriverente, ma la verità è che non si dice mai abbastanza spesso che scopare a caso è sopravvalutato. E ogni volta che dico queste cose mi si avvicina sempre un mio fan, di solito un sessantenne pregiudicato, che è uno di quelli che a me piace chiamare nostalgici, che sornione mi sussurra all'orecchio: beh Valentina, ma tu parli così semplicemente perché esci con quelli della tua età? Dovresti provare con quelli di un tempo. Ah, ma quale tempo? Beh, prima. Ma prima quando? Prima che arrivaste voi, femministe, cagne maledetti, a dire che la galanteria era un retaggio patriarcale. Ma io veramente questa cosa non l'ho detta mai. Anzi, se qualcuno mi vuole offrire da bere, io prendo un gin tonic con una spruzzatina di succo di lime, perché ormai sono una signora. Comunque, tornando a noi. Secondo me il punto non è che prima ci fosse la galanteria e oggi non c'è più. Prima non c'era la tecnologia. E mi vengo subito a spiegare. Chiudete gli occhi. Facciamo un gioco. Chiudete gli occhi, pezzi di merda.
Seguite la mia voce. Inspirate gonfiando l'addome e poi espirate sgonfiandolo. Nel frattempo visualizzate il cazzo butterato, sifilitico, cirrotico di Charles Bukowski. Ce l'avete? Aprite gli occhi, amici. E adesso io vi dico che se Charles Bukowski avesse avuto uno smartphone tra le mani, col cazzo, non il suo, che avrebbe scopato così tanto? Secondo me nemmeno avrebbe fatto lo scrittore. Avrebbe continuato a fare il postino. Si sarebbe sposato con una sua cugina, giustamente depressa, e magari avrebbero fatto anche un figlio insieme, Bukowski Junior. Secondo me, in tutto e per tutto, uguale a Luigi Di Maio. Perché si sa che tra cugini nascono figli ex ministri. Ma soprattutto non avrebbe potuto fornire così tanto materiale per le didascalie su Instagram delle fregne mosce. Fregne mosce che nel migliore dei casi hanno come titolo di studio il battesimo. Che considerano poesia le cazzate sui tramonti che scrive Joe Evan. Ma che poi effettivamente non sono così sceme. E sotto la foto del culo ci mettono Bukowski, non Joe Evan. Ma perché io me la prendo con loro? No, non me la prendo con loro. Io è tutta la vita che sogno di diventare una fregna moscia. Ma oggi non mi resta altro che accettare che il massimo a cui posso aspirare è di diventare una gran MILF. Ce la sto mettendo tutta. Però una cosa ce l'abbiamo in comune. Ancora una volta, l'educazione. Perché anche quando quello che ci viene propinato è un cazzo francamente penoso, noi ce lo facciamo andare bene. Ci pare male. Sopportiamo, stoiche, tiriamo dritto, chiudiamo gli occhi e di solito mandiamo giù.